In onore di Davide e Matteo, visto che siamo in tre, facciamo un tris di pasture, quindi aggiungiamo alla già testato mix Cefalo Bianca e Male Nostrum la Male Express. E vediamo, la prima volta che lo proviamo, vediamo un po', prepareremo 3 kg. Qui comunque il magra di acqua ce n'è e la corrente anche, quindi molto probabilmente basteranno 3 kg di pastura. Che le farà sicuramente Peppe. Ma c'è un motivo, Peppe, ma secondo te io mi sporco le mani? È una pesca bella pulita. Lui fa lo spinning, dopo più tardi comunque la canna gliela togliamo di mano e faremo anche noi lo spinning. La quantità d'acqua va sempre data con molta parsimonia, poco alla volta, poi va miscelato il composto in modo da distribuirla in modo uniforme e solo dopo eventualmente ne aggiungiamo altra, poco alla volta. Non bisogna mai avere fretta in questa fase, perché una buona pastura può essere determinante poi per la buona riuscita della sessione di pesca. Finalmente la partenza anche a Method. Guardate, c'è il pesce dietro la spigoletta che sta attaccando forse l'amo lungo. Adesso lo devi recuperare senza guadino. È un bel cefalo. La facciamo riossigenare un attimo e lo rilasciamo subito. Va via. Ecco anche Matteo, prima volta a fine forse, vero? Primissima volta. Mi sa che Davide perderà la sfida. Ecco. Davide dorme, ma. Oh, un altro cefalo. Sempre a Method. Adesso vediamo di... Cefalo che ha mangiato a Method, anche a te, sulla pastura che abbiamo preparata poco fa. Sicuramente un'ottima pastura che sembra che i cefali già d'ora sembrano gradire. Mi raccomando, fino adesso Matteo ha portato a termine e io abbiamo portato a termine la nostra cattura. Vediamo te se sei capace. Un bel cefalo, bello, eh? Vai piano, portalo dietro. Abbiamo lasciato il guadino normalmente dall'altra parte. Vabbè, però si tuffa qui, Peppe, ha detto si tuffa lui. Si può anche spiaggiare il pesce, dai, sì. Se sei bravo. Se sono bravo. Ti sta dando filo da torcere o sbaglio? Mi sta facendo divertire, sì. Un bel cefalotto. Bello, questo sinceramente è più grosso che abbiamo preso fino adesso, però non è calciatoro però, mi sa, eh. Eccolo, ora, anche il dettaglio. Ma guarda qua. Cattivo, eh? Matteo, c'è Davide che sta combattendo da mezz'ora con sto cefalotto. No. E vai, allora, dai, che bello! Si può dire missione compiuta, eh? Allora, la sfida era chi prendeva il cefalo galgiadoro più grosso, come avete potuto vedere fino adesso dalle immagini. Il mio era sinceramente più grosso di quello di Matteo. Questo non è un galgiadoro, si vede benissimo, non ce l'ha la galgiadoro. La dipingo io con grosso. Pennarello, te lo dico io qui. Adesso rilasciamo e torniamo in pesca. Ciao. Ciao.